cioè Carolina Baruffi, purtroppo, ma insomma c'è Francesco Baruffi che è il papà, perché Carolina è in Olanda, mi pare, vero? Francesco, allora non parliamo di Francesco Baruffi perché molti lo conoscono e non è questo il momento, ma abbiamo avuto modo e occasione di sentirlo e di ascoltarlo in altre sedi, tra l'altro è anche redattore di una parte di un intervento del libro che prima ha presentato Piero Pedrocco, ma parliamo invece di tua figlia Francesco, no? Che è Carolina Baruffi, dici un po' che cosa ha fatto, che anche lei è appunto laureata, sempre a Padova mi pare, no? Sì. In un concetto 10 e lode, che insomma è un bel risultato, non so, ai miei tempi non erano in molti, ma forse nemmeno adesso, anche non erano in molti, infatti nessuno, non ricordo insomma di laureati con questi voti eccezionali. Francesco. Sì, Carolina si è laureata con una tesi sprendentale sismica correlato agli italiani, che tutti di voi conoscono bene, e dopodiché si è laureata e dice vado a Parigi a fare il dottorato. Questo dottorato però era di tutt'altra materia, in scienza dei materiali, quindi per quelle cose strane. E ho detto guarda che passi dal centimetro qualcosa di molto diverso, dico, ti rendi conto, dico guarda che non è una scelta, cioè tu sei nata come strutturista, quindi mi sembra una cosa un po' così avvetata questa scelta di andare in questo centro di ricerca aerospaziale dove lavoravano sostanzialmente su queste leghe molto particolari, su sistemi in sostanza andavano a cercare il crash già nel modello atomistico per vedere appunto come poi sostanzialmente no, reagiva il materiale. L'altro aveva deciso, è andata e insomma, in modo abbastanza dove si fanno tutte queste cose e quindi è stata là a Parigi a fare il dottorato occupandosi appunto di questi sistemi diciamo di frattura a livello diciamo di modelli atomici eccetera. E dopodiché è andata in Germania, Karlsruhe, ha continuato appunto specializzando poi su una particolare diciamo condizione che Green Boundary, cioè proprio i punti dove i materiali essendo eterogenei hanno diciamo queste fasi di diciamo di scivolamento, di frattura sostanzialmente sforzi di taglio che si ingerono. Vi parlo sempre di sistemi a livello diciamo di modello atomico, quindi di strutture estremamente insomma così particolari, chiaramente tutti i modelli probabilistici, eccetera, eccetera. E dopodiché disse un giorno, mi ha fatto un'offerta molto interessante, si mette in piedi il laboratorio, dico buttati perché mi pare insomma sia una cosa importante, è il momento giusto, l'età giusta, e dico, insomma, fai, no? Soltanto che non avevo capito che era in Australia. Quindi quando poi dico a mia moglie, mi pare che insomma, sia una bella occasione, dico, dice, ma tu non hai capito che è in Australia? Oh, mamma mia. E un giorno telefona e dice, sono in Australia, e dice, sono andato a vedere, eccetera, e là. Poi è stato un paio di mesi in Australia a lavorare a Vancouver così per capire di cosa si trattava e per fortuna ha detto beh sono all'Australia mi fanno tipo un po' strano e quindi è rientrata in Europa e si è trasferita a Losanna al PFL al Politecnico di Losanna dove è andata a lavorare con un americano uno staff diciamo coordinato da un grosso specialista appunto di questo segmento particolare di scienze dei materiali ed è stata là 3 anni, adesso poi il gruppo si è sciolto perché questo Bill Curtain, quale si chiamasse, è andato in pensione, dice basta così e quindi di questo sono molto contento, invece che la parte diciamo accademica adesso si è orientata nella ricerca applicata ed è andata a lavorare dal 1° di dicembre
questo grosso centro di ricerca applicata della, di una grossa del, di sostanza della, direi della, del leader mondiale nella produzione di queste macchine che realizzano microchip, no, micro del micro, e quindi sostanzialmente quindi era l'altro a capire un attimo come mi ha raccontato un po', no, capito, relativamente, insomma, questi sistemi al plasma dove stanno, dove lavorano, bombardano sostanzialmente con dei super laser, materiale, eccetera, eccetera. E quindi sostanzialmente adesso si è aperta questa nuova avventura e quindi è molto fresca, appunto, perché si è trasferita là il 1° dicembre. E vedremo cosa succede, speriamo che tutto vada per il meglio, ma che anche rientri forse un po', finché sta in Europa.